tutto quello per cui abbiamo lavorato così a lungo è divenuto realtà. Abbiamo sconfitto i nostri nemici. Finalmente potrò guidare l'Egitto verso un nuovo futuro colmo di prosperità! Ti sei alleato con Settim, adesso bandendoci da palazzo! Capisco la voglia di vendetta che vi muove, ma ascoltatemi! Vedi di spiegarti in fretta, o sarà la mia lama a finire il tuo discorso. I tuoi servigi non sono più richiesti. Cleopatra ti ha riempito d'oro. Mi dispiace, Aya. Cosa? Le abbiamo dato tutto! Le abbiamo riconsegnato la corona! E ora starà con lui! E dov'è la giustizia per noi? Settimio doveva essere giudicato da Roma. Cesare sta proteggendo l'ordine. Servono compromessi per riportare Cleopatra sul trono. L'uomo che ha ucciso nostro figlio è tuo alleato! Faremo qualunque cosa per eliminarlo. Mi hai sentito? Cesare vi incolpa per la morte di Tolomeo. Un faraone, un dio, non posso farci nulla! Quel che pensa Cesare non conta! È con Cleopatra che ho fatto accordo! Dammi tempo, Aya. Risolverò ogni cosa. Ma per il momento, ti prego, sta attenta. Le apparenze ingannano. Traditore. Sembra incredibile, ma non so proprio cosa dire. Cleopatra è stata avvelenata da Roma e noi dalla sua infedeltà. Daremo fuoco all'Egitto. L'ordine è più forte adesso! Hanno Roma! Un momento, aspettate. Ho sbagliato. È stata colpa mia. Quando mio figlio è morto, ho reagito con furore e rabbia. Ma così li ho solo resi più forti. Siamo diversi, ma abbiamo combattuto insieme per riportare Cleopatra sul trono. È stato un errore, amici miei, ma almeno ci ha fatto incontrare. Ora i nostri nemici si nascondono dietro le corone, agendo all'ombra di re e regine. Ma chi è che agisce nell'ombra a beneficio del popolo? Siamo noi. Sta nascendo qualcosa da tutto questo. E comincia qui. E ora dobbiamo continuare a combattere, a difendere la libertà del popolo. E per quanto piccola, la nostra confraternita è la nostra speranza. Non abbiamo bisogno di nessuna corona. I nostri valori, ciò per cui agiamo, ciò in cui crediamo, ci terranno uniti. E prometto che per tutti i figli d'Egitto sarò il padre che non sono stato quel giorno a Siwa. Per la confraternita! La confraternita! Avevi ragione. Mi sono fidata della dea sbagliata. C'è una cosa che ancora non capisco. Settimio ha preso lo scettro di Alessandro. Perché? Infatti, lui e Flavio erano troppo interessati alla tomba di Alessandro. Partiamo da lì. Cleopatra dovrà pagare per quello che ha fatto. Concentriamoci su una cosa per volta. Che ci è rimasto, Bayek? Dimmi una sola cosa che ci è rimasta. Siwa. La nostra unica terra. Non possiamo fermarci, Aya. Dobbiamo trovare chi ha ucciso Kemu. Sì. Non possiamo vacillare. Guardia, attenti! Ancora qualche cadavere e forse la capirà.
Da troppo tempo ormai stiamo insieme solo per pochi giorni. Davvero? In realtà sembrano attimi. Aia, la nostra strada è irta di pericoli. Solo se conti i giorni e non gli obiettivi, Vajek. Presto, dobbiamo muoverci. Devo stare attento. Ci sono delle guardie. C'è qualcosa che non mi convince. Qualcosa non va. Sono tutti romani, uomini di Cesare. Siste! Sei tu! E non muovere! Ultimem quod! Tentatet! Pensate davvero di potermi fermare? Ah! Apollo d'oro! Facciamo presto. Vai. Non sareste dovuti venire. Questa è casa nostra. Finalmente, qualcuno da uccidere. Ti prego, calmati. Sopravvivrai. C'è dietro tutto quanto. Mi dispiace. Ha ucciso vostro figlio. Erano qui. Hanno preso il globo. Vanno a Siwa. Siwa? Bayek, Aya. La vostra gente è in pericolo. Voi andate! Buon viaggio, Apollo d'oro. Fino alla casa di Ade. Il silenzio assoluto, nemmeno un rumore. Una piaga deve aver colpito il villaggio. È stato quel bastardo di Flavio. Avremmo dovuto massacrarlo molto tempo fa. Torniamo alla cripta. Wow!
Sarà dura. Sta attento, amore mio. Stercore! Qui mammitas! Inferno! Dante! Ora! Grande Dio, Amon. Si sta aprendo. Attento, non sappiamo cosa ci aspetta. Scopriamo cosa è successo. Bayek, stiamo sognando. Siamo arrivati nella Duat. Chi avrebbe mai immaginato nulla di simile? Nessun uomo dovrebbe avvicinarsi tanto agli dèi. Creato tutto questo. Gli stessi dei, forse. Oh, qui c'è l'intera storia dell'umanità. Bayek! Bayek! Hepzifa. Fratello mio. La tua vita tra le sabbie del deserto si è conclusa. Sei stato il mio più caro amico. Dobbiamo fermare subito Flavio. No! Non possiamo lasciarlo qui. Merita un giusto saluto. Va avanti, Bayek. Sono con te. Hepzifa non sapeva nulla dell'ordine. Non c'era alcun motivo per ucciderlo. Flavio gli ha strappato il cuore per mandarmi un messaggio. È stato lui a uccidere Chemu. Marito mio, lo fermeremo. Bayek. Oh. Hai trovato il corpo di Hepzifa. Rabbia. Ho visto tutto. È stato tremendo. I capi romani sono entrati nella cripta. Settimio e Flavio. Avevano qualcosa che li ha fatti entrare senza sforzo. Hepzifa ha provato a fermarli, ma non ha potuto fare nulla. Sono entrati nella cripta. Poi è apparsa una luce blu. Sono fuggita invano. Tutti nel villaggio si sono svuotati cadendo a terra come bambole. Hanno distrutto Siwa. Devono morire! Tutto questo deve finire. Bayek, Aya, le preghiere dell'intero villaggio vi accompagneranno. Lasciamo che Hepzifa trovi la pace. E poi faremo giustizia. Chiamate gli imbalsamatori. Preghiamo affinché Anubi accetti quest'ornamento al posto del suo cuore e che Hepzifa possa andare in pace e camminare sereno nei campi dei giunchi. Hepzifa, vecchio mio. Bayek, Hepzifa avrebbe voluto che l'avessi tu. L'arma a cui teneva più di ogni altra. Sono onorato.
Degli abitanti hanno catturato e interrogato un soldato romano. Flavio si dirige a Cirene e Settimio ad Alessandria. Ucciderò Flavio. C'è una fattoria al confine di Cirene. Qualcuno da quelle parti potrebbe aver visto Flavio. Io invece strapperò il cuore di Settimio a mani nude. Sembra quasi che il nostro amore porti sventura. Ovunque andiamo, la tragedia ci raggiunge. È dura. Non voglio arrendermi, ma... Ogni volta che penso a te, penso a Chemo e a quello che abbiamo perso. Anche io. Ma almeno sappiamo uccidere. Addio, Ayak.